siamo al Fosso Inferno, o Vallone dell'Inferno, nel territorio comunale di Scillato e nel cuore del Parco delle Madonie. Siamo a circa 800 metri di quota sopra il livello del mare e oggi siamo arrivati qui su per scoprire un gioiello del territorio madonita. La ricerca si svolge in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo, in particolare con la dottoressa Rosa Maria Cucco, responsabile dell'area, e con il dottore Vassallo, con cui siamo in continuo contatto. Lavoriamo qui dal 2008. Il sito lo abbiamo scoperto nel 2007 con i colleghi Andrea Uye e Giuseppe Maria Vergès dell'Università di Tarragona. E io collaboro con l'Università di Palermo e collaboriamo con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo. Voleva raccontare di nuovo un po' la scoperta del sito. Infatti eravamo con Vincenza e il mio collega Giuseppe Maria, stavamo facendo delle ricognizioni e cercavamo siti preistorici nell'area madonita, che era la sua tesi. E stavamo facendo le escursioni ogni giorno e un giorno siamo andati sopra e da Fonte Castellaro avevamo visto Scillato, tutta questa pianura e questa incisione, ma da sopra. L'incisione era il vallone con i strati dei sedimenti, ma là sotto, questo non si vedeva. La cosa che ci ha colpito immediatamente è che a questa altezza, dove vedete questi livelli segnati da diversi colori, avevamo livelli preistorici, per cui già avevamo un'indicazione molto chiara di quanto lavoro ci sarebbe stato per scoprire, avere maggiori informazioni su tutta la fase storica, da età romana fino a 50-60 anni fa, perché abbiamo trovato anche resti di una frequentazione recentissima, scarpe, cucchiai, quando siamo arrivati. E da questo momento in poi invece iniziava la frequentazione preistorica. Adesso vi faremo vedere anche concretamente come riconosciamo gli oggetti che troviamo in scavo, e soprattutto poi vi vorrei anche raccontare il modo in cui scaviamo. Ci troviamo nell'ultimo momento della ricerca archeologica sul territorio di Mera, che è cominciata nel 1980 con la prospezione delle aree più a ridosso dell'antica colonia greca, ma che progressivamente negli anni e nei decenni si è
si è allargata a varie vaste aree del territorio. Naturalmente nel cercare di ricostruire il rapporto in età storica, ovviamente, tra la colonia e l'Interland, non potevamo non avere attenzione verso le Madonie, che in una fase successiva sono entrate pienamente, a pieno titolo, nel discorso della ricerca. E si deve a Cinzia Forgia l'allargamento delle nostre indagini in quest'area, col validissimo apporto di André Ollé e José Maria Vergès dell'Istituto Catalano di Paleontologia Umana, che hanno portato alla scoperta di questo riparo sotto roccia. Ma vorrei sottolineare che l'ampio arco cronologico della ricerca, dalla preistoria fino alle fasi di età greca e romana, come anche l'inserimento delle Madonie nel territorio, fa parte di un progetto unitario che ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze in maniera eccezionale. Pensate che prima che noi cominciassimo si conoscevano una decina di siti archeologici, oggi ne conosciamo più di 500, di tutte le epoche, dalla preistoria più antica fino al tardo antico e al Medioevo. Questo scavo, dunque, fa parte, è il primo di un scavo che si riesce a praticare, a svolgere nell'ambito del progetto di studi sul territorio di Mera e sull'area madonita. E come dire, la nostra prospettiva vorrebbe essere quella di intraprendere ulteriori scavi in siti come questo che sono stati scoperti durante le prospezioni, quindi luoghi che erano ignoti sostanzialmente, perché questo può fornire una serie di riscontri, una serie di dati più precisi rispetto a quello che abbiamo documentato dalle prospezioni di superficie. Questo vorrebbe essere quindi la speranza che questo lavoro e che i risultati eccezionali che vengono da questo scavo possano servire anche ad aiutarci, anche a individuare risorse economiche, a individuare sostegni, apporti che possono contribuire a nuovi scavi e quindi all'acquisizione di nuove conoscenze che integrino le conoscenze che provengono dall'archeologia di superficie, dalla prospezione condotta per l'appunto negli ultimi 30 anni e più nel territorio di Mera.
L'indagine archeologica di Vallone Inferno rientra nell'ambito di un progetto di ricerca svolto in regime di convenzione tra la Soprintendenza ai Beni Culturali e l'Università degli Studi di Palermo. È un progetto di ricerca che riguarda l'esplorazione archeologica del comprensorio delle Madonie, un comprensorio di altissima valenza paesaggistica e storica. E, oltre che a Vallone Inferno, negli anni scorsi l'Università di Palermo, che collabora con ricercatori provenienti da Tarragona, ha condotto delle indagini paleoecologiche d'alta quota nella zona della Battaglietta, e queste indagini ci consentiranno di avere anche un quadro molto interessante per quanto riguarda la storia del paesaggio di questo territorio.